Stai cercando un'agenzia pratiche auto? Tranquillo, c'è Perugia Pratiche, l'agenzia di pratiche auto per rinnovo patenti, pagamenti bolli, passaggi di proprietà auto, moto e tanto altro. Perugia Pratiche, agenzia pratiche auto a Ponte Felcino e nella nuova sede di San Sisto, centro affari in via Dottori 90. Perugia Pratiche, agenzia pratiche auto. Info e WhatsApp 075 54 53 060 perugiapratiche.com. Scooter Vintage Piaggio Center, concessionario Piaggio, Vespa, Aprilia e Sim. Ci trovi a Città di Castello in via Martiri delle Foibe 10, zona industriale ex Sogema. Macchinine Ligier, microcar e multimarche. Officina autorizzata, revisioni, taglianti, diagnosi computerizzate. Vendita e assistenza, bici elettriche. Magazzino ricambi, punto vendita, accessori e abbigliamento. Vieni a visitare il nostro museo unico nel suo genere. Scooter Vintage, la passione corre su due ruote. Estasi per il Selcinardi che conquista 3 punti d'oro e fa uno sgambetto non da poco al Castel del Piano, che si vede così di nuovo controsorpassare dalla Pietralunghese in vetta. Nel prepartita, come disposto dalla Lega Calcio, è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime della centrale elettrica di Suivana. La prima azione pericolosa del match ce l'ha al 13° minuto il Castel del Piano, quando i ragazzi di Grilli vanno a millimetri dalla rete del vantaggio con la punizione di Pinazza, leggermente deviata dalla barriera che si spenge di poco a lato, e con Costantini che va ad un passo dalla deviazione scivolata che avrebbe garantito il vantaggio. Al 29° ancora una punizione di Pinazza a creare scompigli in aria, chiamando Rossi all'intervento. Nel finale di tempo Polidori troverebbe anche il gol del vantaggio, ma nello smarcarsi il numero 9 commette un fallo e la rete viene dunque annullata. Con il montaggio e le riprese di Andrea Penchini passiamo alla ripresa. La prima enorme occasione della ripresa capita proprio sui piedi di Milletti, dopo il corner di Pinazza, ma il vantaggio degli ospiti è negato solo da un gigantesco Gregorio Rossi. Il pressing del Castel del Piano continua e gli ospiti vanno di nuovo vicino al vantaggio con Polidori, che dopo una cavalcata arriva alla conclusione, ma il tentativo del capocannoniere del campionato termina largo rispetto alla porta difesa da Rossi. Al 36° Vicarone ha sui piedi l'occasionissima per portare i suoi sull'1-0, ma spara alle stelle e lo stesso numero 20 si vede poi annullato un gol per posizione irregolare nemmeno un minuto dopo. Al 38° un contatto in area su Polidori, non considerato irregolare, fa esplodere di rabbia la panchina ospite, a farne le spese l'allenatore Luca Grilli, che viene mandato anzitempo negli spogliatoi. Non passa nemmeno un minuto dalle proteste per l'atterramento in area di Polidori che gli ospiti reclamano ancora per un penalty. Questa volta è Bura ad essere atterrato in area, ma per l'arbitro Taviani di Foligno non ci sono gli estremi per assegnare il calcio di rigore sull'attaccante ospite lanciato a rete. Ma al 46° accade l'impensabile, con Benedetti lanciato a rete da Mustawi che trafigge Rossi, questa volta Andrea, e dà il vantaggio al Selci. E anche in questo caso protestano i ragazzi di Grilli per la posizione di partenza del numero 9. Con questa vittoria il Selci rimane fuori dalla zona play-out, anche se ancora non si può dire del tutto salvo, ma nonostante questo resta un colpo salvezza. Il Castel del Piano ora deve metterci giù a testa bassa per riconquistare di nuovo la vetta. Sì, devo dire la verità, noi con le prime in classifica abbiamo sempre fatto la prestazione, vedi Nuova Alba, a Pietralunga, l'approccio dei ragazzi ero sicuro che sarebbe stato questo. È ovvio che per vincere contro la prima in classifica, con la qualità che hanno, avevamo bisogno di una partita difensiva, ci dovevamo muovere bene e essere quadrati e mettere la voglia di vincere pari alla loro, perché noi comunque dobbiamo salvarci. Poi serviva un po' di fortuna e alcune situazioni a favore. Gran parata del nostro portiere Gregorio Rossi a 10 minuti dalla fine e poi un paio di occasioni anche prima del gol che secondo me potevamo sfruttare meglio. Poi l'episodio del gol è stato determinante, non so se forse c'era fuorigioco o no, noi ce lo prendiamo e questa vittoria per la nostra classifica è fondamentale per cercare di portare a casa l'obiettivo che è la salvezza diretta. Mia nonna diceva che a pensare male si fa peccato, però qualche volta si azzecca, nel senso che sistematicamente ogni volta che entravamo in area di rigore era fuori gioco, 2 gol annullati, diverse parate del portiere loro. Io poi sono stato allontanato sull'episodio di Bura alla fine, non vedo il motivo per il quale il mio giocatore
supera il difensore e deve cadere a tu per tu col portiere. C'è stata plateale un'ancata, una spallata che ha in quel momento con quella corsa, comunque si ha impedito al mio giocatore di tirare in porta. Ma non è né vittimismo né cosa, sono andati di fatto. Noi le ultime partite a Polidori sono stati annullati 3 gol, poi è andata tutto in carrozza perché abbiamo vinto, però 3 gol che io l'ho rivisti, ho fermato le immagini e tutto quanto, erano tutti 3 regolari. Diciamo che poi l'espulsione di Polidori alla fine, io capisco anche gli arbitri, perché errori li faccio io nel mettere la formazione, nel fare i cambi, li fa un giocatore sbagliando un gol, li facciamo tutti. Però minimo di intelligenza e di capire i momenti. Finita la partita, hai annullato 2 gol, non c'è stato rigore, abbiamo perso, diciamo che il campionato è quasi compromesso. Un giocatore, anche se protesta in maniera non esagerata, sta lì, ti dice le cose, abbi l'intelligenza di chiudere, di far passare la cosa, andare dentro e non dargli un rosso che adesso compromette ancora di più la situazione.